Buongiorno a tutti. E buon viaggio comunque. Vincenzo, com'è? Buono, buono. La cioccolata non ne stanno più. Mandiere, mi lo faccio. Nicola, com'è? Buona? Buono, buono. Ottimo. È buono. Buona? Buono, buono. Siamo arrivati a Trani. Speriamo che sia una bella giornata oggi. Thank you.
Benvenuti nella città di Trani. Piccola parentesi introduttiva, poi ci spostiamo in cattedrale. Trani è una città antichissima. Era una città molto movimentata, simpaticamente lo possiamo dire così. Possiamo dire così, nel senso che era un porto attivissimo con l'Oriente e con i porti adiacenti. Tanto è vero che Andria, la città a cui appartengo io, dipendeva dalla città di Trani. Trani era già civitas, era già città proprio fortificata, attiva, mentre Andria dipendeva appunto politicamente, economicamente. Dalla città di Trani. Noi adesso ci spostiamo in cattedrale, vi faccio vedere la cattedrale all'interno e all'esterno e poi quartiere ebraico e castello Svevo. Ok? Ok, venite con me. La cattedrale, allora in generale, quindi qui giusto per farvi capire, abbiamo la basilica, la cripta, l'ipogeo di San Leucio che è sotto la basilica e appunto la cattedrale, quattro luoghi sacri. La cattedrale di Trani, arriviamo proprio al protagonista di tutta questa storia, la cattedrale di Trani è stata considerata, viene considerata dalla letteratura storica appunto dell'arte come l'esempio più riuscito, no? Come addirittura la regina delle cattedrali pugliesi. Noi qui in Puglia abbiamo personalizzato uno stile artistico, cioè in Italia vi era il romanico nel periodo medievale, noi qui in Puglia abbiamo detto ok, prendiamo questo stile e lo personalizziamo, infatti si parla di romanico pugliese, con degli elementi che altre chiese romaniche, per esempio dell'Italia centrale o settentrionale, non hanno. Spesso perché questi elementi in più? Perché la Puglia geograficamente è sempre stata, lo si vede, no? Da una semplice cartina si noterebbe, porto di comunicazione con l'Oriente. Abbiamo sempre avuto forti influssi dall'Oriente e questi influssi turchi, greci, anche arabo-islamici, eccetera, hanno inevitabilmente condizionato anche le espressioni artistiche. Cioè abbiamo avuto comunque Casteldelmonte, ne è un altro esempio, questa forte connessione, questa forte influenza. Elementi arabi ci sono, come in Sicilia per esempio, come anche a Venezia e Ravenna, che hanno avuto i bizantini, hanno avuto comunque la cultura bizantina. Chiamo rivisitazione barocca, cioè come molte chiese medievali, per esempio ad Andria è successa questa cosa in maniera evidente, come succedeva a molte chiese medievali, più o meno dal 1600, ecco, come epoca storica, si rivestivano appunto le chiese antiche di marmi, stucchi, oro, materiale pregiato. Siamo in una fase, in un'epoca nella quale lo stile appunto è questo, lo stile artistico, e si cerca di non solo costruire ex novo, cioè costruire nuove chiese, ma anche di rivestire quelle antiche. C'era comunque l'idea che tutto ciò che fosse nuovo era più importante di quello che invece lo precedeva, no? Questa sorta di pensiero, di idea. E Trani fu, la cattedrale di Trani romanica appunto, medievale, fu rivestita con marmi, stucchi e tutto ciò che appunto ricordava, faceva parte di questo stile. Parliamo di due stili totalmente diversi. Lo stile romanico è uno stile fondato sulla pietra,
sugli affreschi paritali. Nel 1600, nel 1700 abbiamo le tele, abbiamo proprio i quadri che andavano, lo sappiamo perché tantissime chiese sono barocche, sappiamo bene di che cosa parliamo, no? A livello proprio di impatto, di estetica, di elementi che caratterizzano questo stile. Che succede però? Che quando si decide di riportare la cattedrale alla sua immagine romanica, cioè questa, purtroppo ci si rende conto di quanto fosse stata rovinata, danneggiata nella fase del rivestimento. Faccio un esempio molto pratico: i capitelli non sono non hanno forme, non hanno le foglie d'acanto, sono scheggiati, sono fortemente danneggiati. Perché? Perché per far aderire meglio lo stucco con la calce, adesso non ricordo bene il tipo di materiale, comunque per far aderire meglio il rivestimento hanno dovuto, esatto, livellare le pareti dei capitelli, i lati dei capitelli. Nel togliere, ancor peggio, hanno notato questo, purtroppo, questo danno irreparabile. Che succede però? Che non li hanno sostituiti con dei finti capitelli romanici, li hanno lasciati, questi sono originali. Sono collocate e conservate le sue reliquie, le sue ossa. Una piccola parentesi sul pellegrinaggio che si diffuse in maniera esponenziale proprio nel Medioevo. Il pellegrinaggio, pensate, nasce già subito dopo l'avvento del cristianesimo, 4 secolo d.C. La religione cristiana diventa religione di Stato, con 2 editti, ma non entriamo nei dettagli. E quindi che succede? Che i pagani diventano i perseguitati, i cristiani i perseguitatori, cioè si invertono le parti. E iniziano il pellegrinaggio nelle prime 3 mete sante. Quali sono? Roma, Gerusalemme e Santiago de Compostela, in Spagna. La Puglia, giusto per farvi capire, diventa terra attraversata da questi gruppi di pellegrini. Perché? Perché Brindisi già dall'epoca romana era porto attivissimo con l'Oriente. A Brindisi arrivava la via Appia e la via Traiana, erano 2 vie romane, via Appia 1° secolo a.C., via Traiana 1° secolo d.C., congiungevano Roma a Brindisi. Quindi per andare a Gerusalemme io dovevo appunto saltare da Brindisi, tranne se sceglievo di fare di seguire un percorso interno, saltare da Brindisi, idem al contrario se da Gerusalemme avessi voluto visitare Roma e arrivare sino in Spagna, avrei dovuto comunque attraversare appunto Brindisi, la via Traiana, la via Appia, eccetera eccetera. Quindi la Puglia è stata sempre terra attraversata da questi popoli orientali o nordici, quindi non so se geograficamente avete idee in mente, vi ho cercato di costruire nella testa proprio il percorso fatto. Quindi qui arrivavano delle influenze artistiche enormi, no? Stiamo entrando nel quartiere della Giudecca, infatti la via ce lo ricorda, via La Giudea. Che cosa ci ricorda? Ci ricorda anche che qui a Trani, appunto, per tanto tempo hanno vissuto gli ebrei, è stata presente una popolosa colonia ebraica. Gli ebrei qui a Trani erano prevalentemente mercanti, detenevano il traffico della seta e altri prodotti di lusso, come sapete bene erano comunque ben addentrati in attività appunto fortemente remunerativa.
Le sinagoghe col tempo però in parte verranno o inglobate in edifici privati, oppure come la sinagoga di Sant'Anna diventeranno contenitori culturali, o rimarranno, o meglio ritorneranno ad essere sinagoghe come la sinagoga di Scuola Nova, che è quella che noi andremo a vedere adesso, l'unica sinagoga rimasta in piedi con la funzione di sinagoga. È stata appunto ridata al culto ebraico, tra l'altro non tanto tempo fa, quindi recentemente è avvenuta questa riconversione. Federico II di Svevia. Piccola parentesi apro, giusto per farvi capire come mai la presenza di castelli svevi in Puglia in numero così elevato. Federico II fortifica la Puglia, cioè la rende difendibile, con la costruzione di una rete castellare, cioè si parla di più di 40-50 castelli, collocati tra l'altro in posizione strategica tra loro, cioè riuscivano a comunicare, per difendere una regione che, come vi ho detto prima, era soggetta per posizione geografica ad essere, tra virgolette, visitata, attraversata, ma anche conquistata da altri popoli. Bisognava necessariamente appunto sorvegliarla, difenderla. I castelli sul mare erano appunto il castello di Trani, il castello di Barletta, il castello di Bari. Se vi capiterà mai di visitare la Puglia da nord a sud, ne troverete tantissimi di castelli che si affacciano appunto sul mare, dai più piccoli ai più grandi. Nell'entroterra ne abbiamo altrettanti, tra cui appunto Casteldelmonte, che, come dicevo ad alcuni di voi prima, dal 1996 è diventato sito UNESCO. Dista pochi chilometri dal castello di Trani, è in comunicazione col castello di Trani, cioè quando Casteldelmonte fu costruito si decise proprio di farlo in una posizione che consentisse la comunicazione tra il castello di Trani e il castello appunto di Andria. Ottagonale Casteldelmonte, una forma che ha fatto tanto parlare e discutere, classica forma quadrata con quattro torri agli angoli, il castello di Trani. Il castello di Trani che effettivamente a tutti gli effetti rispondeva alla forma originaria dei castrum romani, dei castra romani, cioè appunto forma quadrata, quattro torri, camminamento, cinta muraria, ponte levatoio, perché in origine non era questo l'ingresso, ma quello diametralmente opposto, che appunto aveva comunque era un ingresso strategico. Vi era il fossato attorno. Quello che vedete adesso però purtroppo è il risultato di una serie di rimaneggiamenti. Infatti la torre dell'orologio, come anche il ponte in pietra, non sono svevi, non sono medievali, sono ottocenteschi. Capita spesso che, come è successo anche al castello di Barletta, al castello di Bari, giusto per rimanere in zona, che i castelli subiscano delle modifiche per essere adattati alle esigenze difensive dell'epoca. Come on.
Ciao a tutti da Mirage di Molfetta. Apri gli occhi! Apri gli occhi!